Abbiamo appunto le persone che hanno collaborato e la giuria. La giuria che Antonio Urbani è composta da Antonio Iascone, Fabio Mantovani, Pierluigi Molteni, Piero Orlandi, Mario Piccinini e Francesco Satta. Buonasera a tutti, io sono Simona Garagnani dell'associazione City Space Architecture. Abbiamo promosso, e per questo ringrazio la Cineteca di Bologna per averci dato questa possibilità, appunto questa nuova sessione di visioni urbane. Vorrei ringraziare anche la nostra giuria che abbiamo coinvolto per selezionare le opere che andremo a premiare questa sera, nelle persone di Antonio Iascone, Fabio Mantovani, Pierluigi Molteni, Piero Orlandi, che purtroppo non può essere con noi stasera, Mario Piccinini e Francesco Satta. Corre l'obbligo di ringraziare per il tantissimo lavoro che è stato fatto anche il nostro presidente, Luisa Bravo, che non è tra noi questa sera perché è impegnata all'estero e che comunque porta il suo saluto alla giuria e alla Cineteca. E procederei quindi a dare voce alle due menzioni che la nostra giuria ha deciso di segnalare, che sono per le opere Io li ho visti, di Chiara Zevi e Maria Laura Del Tento. La menzione. Con la motivazione di un racconto originale, di un percorso dal basso e di una presa di coscienza del valore dell'immagine urbana, con la posa dell'accento sulla cura e sulla presa in carico dell'assunzione di responsabilità di un territorio da parte di un'umanità variegata che riesce in questo modo a diventare comunità. Ringrazio molto il Festival e la Cineteca, siamo contentissimi, io parlo anche a nome di Maria Laura che ha fatto il film insieme a me, che però abita in Spagna, quindi non è potuta essere qui, e condividiamo questo premio soprattutto con i protagonisti poi di questo film che ci hanno dato modo di raccontare, cioè prima di conoscere e poi di raccontare questa storia di riappropriazione dello spazio pubblico urbano. Grazie. La seconda menzione va all'opera A Tropical Sunday di Fabian Ribezzo. Un equilibrio efficace e toccante tra documentario e racconto, che coinvolge sia per l'analisi dei caratteri degli spazi e dei luoghi, sia nella descrizione dei personaggi, dandone una campagnatura realistica e insieme simbolica di tipi umani intensi e credibili. Grazie. Grazie. A Tropical Sunday è un film fatto in Mozambico sui bambini in strada, una commedia drammatica. Ci ho vissuto gli ultimi 10 anni in quel paese, quel film abbiamo girato veramente il mondo, siamo arrivati ad avere la qualifica per gli Oscar di questo anno, non ci siamo entrati nella cinquina, e ricevere adesso un premio a Visione Italiana è sempre un enorme piacere perché questa è casa mia, è un ritorno a casa, sì. In passato ho vinto Visione Italiana, Visione Ambientale, faccio un film con l'acqua e sono a posto, ecco, posso male. Grazie a tutti. Grazie. La nostra giuria ha deciso di decretare come vincitore per l'edizione 2015 di Visioni Urbane Beyond the Ideal City Panorama di Gianluca Abate. Una suggestiva e originale visione del paesaggio urbano ricostruita in un potente collage visivo e sonoro, un'invenzione che vale 1000 documentari per descrivere la realtà del nostro affollatissimo mondo. Grazie a tutti per questo fantastico premio, grazie a Visioni Italiane e al City Space Architecture, io sono contentissimo, vi ringrazio tanto e ringrazio anche Virginia Lutelli Serpiti che è qui in sala, che è la sound artist che ha curato tutto il suono del lavoro, che
è molto presente, molto importante dentro al film. E grazie a tutti qui di essere presenti. Grazie. Ricordiamo che questi film verranno proiettati, il film che ha appena vinto verrà proiettato stasera, ma tutti e tre i film vincitori verranno proiettati all'Urban Center ad aprile. 9 aprile all'Urban Center, poi verrà fatta la promozione di questo appuntamento. Grazie. Ringrazio ancora. Sì, noi siamo un'associazione relativamente giovane, esistiamo da circa un annetto e mezzo, ci stiamo muovendo per raccogliere sensibilità attraverso studiosi, professionisti, accademici. Siamo un'associazione internazionale no profit di Bologna che ha contatti con oltre 25 paesi in tutto il mondo e la nostra idea è quella di promuovere la visione nuova della città, una visione più contemporanea, una visione più variegata, destinata a raccogliere le impressioni non solo di chi la città la disegna, la immagina o la progetta, ma anche di chi la vive. Vorrei ringraziare proprio per questo anche Valerio Francia, un altro dei nostri più importanti rappresentanti, e Danilo Calza che è in sala. Grazie ancora. Grazie. Al cinema. Bene, hai visto? Siamo riusciti qua.